Seconda guerra mondiale si concluse con la sconfitta della Germania e la sua resa incondizionata alle forze alleate, che, nella conferenza di Potsdam, si divisero il paese. La Germania fu quindi suddivisa in quattro zone di occupazione, amministrate da Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. E lo stesso accadde con la città di Berlino, che di fatto si ritrovò suddivisa tra Est e Ovest. Inizialmente la circolazione dei cittadini delle due Berlino era consentita. Anche a causa dell'inasprirsi della Guerra Fredda, i movimenti vennero limitati. Il confine, nel 1952, venne chiuso. E il 13 agosto 1961 iniziò la costruzione del muro. Nel 1985 Gorbaciov diventa segretario del Partito Comunista in Russia. Il 23 agosto 1989 l'Ungheria rimuove le sue restrizioni al confine con l'Austria. È l'inizio della fine. Il 9 novembre 1989 viene convocata una conferenza stampa per annunciare l'apertura del confine con Berlino Ovest.